Il prefetto ai nuovi sindaci: avete un compito difficile, svolgetelo al meglio. Al Bosaggia, tutto intorno la natura, ecco l'Agri Glamping. W Ultra, 70 km dominati da Weiss e Bolzani e quasi 1000 partecipanti. De Lorenzi e Ghirardi si prendono la K2 Valtellina Extreme Vertical. Al Bosaggia in festa per il mezzo secolo del gruppo Alpini. Rischio idrogeologico, full immersion all'overo per 42 volontari. A Castionetto di Chiuro una nuova cantina, una piccola grande rinascita. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Sindaci di prima nomina e sindaci che amministrano i loro paesi da più mandati. Questa mattina il prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ha incontrato tutti i primi cittadini eletti in occasione delle amministrative dell'8 e del 9 giugno. Confronto a porte chiuse nel quale il prefetto ha ribadito l'importanza di un continuo dialogo e collaborazione tra i vari enti dello Stato, ma ha anche ricordato i valori di chi, chiamato dai cittadini, deve amministrare il bene pubblico. Il primo servizio è di Paolo Croce. Per loro il primo giorno di scuola è stato il consiglio comunale che ha visto la convalida degli eletti e il giuramento con la fascia tricolore. Sono i nuovi sindaci eletti in occasione delle amministrative dell'8 e 9 giugno. Oggi altro passo ufficiale, quando il prefetto di Sondrio ha ricevuto i primi cittadini neoeletti. Ho pensato di fare intanto gli auguri a tutti i rappresentanti delle varie comunità locali perché svolgono al meglio la loro funzione per i propri cittadini e poi per promuovere e consolidare le relazioni interistituzionali tra i diversi livelli di governo, quello statale e territoriale e quello dei comuni, che sono gli enti più prossimi ai cittadini. E c'erano quasi tutti i nuovi sindaci, anche quelli che possono vantare un passato amministrativo di tutto rispetto. Una bella iniziativa, ci permette di far rete tra noi sindaci, i sindaci di tutta la provincia di Sondrio, e scambiare un ottimo punto di vista con la prefetta sulle opportunità ma anche sulla difficoltà del nuovo mandato che sta per iniziare, che è iniziato. Luca Della Bitta è stato riconfermato sindaco di Chiavenna. Parte con entusiasmo un nuovo mandato di lavoro. Molto bello insieme ai colleghi sindaci questo confronto con il prefetto, con i suoi collaboratori. È una collaborazione che abbiamo già sperimentato in molte occasioni in questi anni ed è importante che i vari livelli istituzionali lavorino insieme a servizio della nostra gente. A Morbegno il nuovo sindaco è Patrizio Del Nero. Vogliamo realizzare in tempi ragionevoli la prima parte del programma, che è il decoro urbano, la sicurezza e lo sportello del cittadino. Oggi l'incontro che c'è consente di poter incontrare altri colleghi, perché è importante che i comuni facciano rete e non si fermino dentro il proprio mandato amministrativo. Ad Alebio è tornato Marco Ioli. Oggi siamo qui convocati da Sua Eccellenza il prefetto per le disposizioni. La prefettura è sempre vicino ai sindaci, come i sindaci devono essere vicini alla prefettura. A Lanzada riecco Marco Negrini, altro amministratore di lungo corso. Anche l'occasione di iniziare a allacciare o riallacciare rapporti con i colleghi sindaci, che sarà poi importante anche per tutto il territorio valtellinese, lavorare in sinergia e in collaborazione con tutti. E c'è chi è il primo mandato in assoluto. Adesso poi speriamo di lavorare bene, che è la cosa che tutti vogliono, soprattutto i cittadini e noi in primis con la mia squadra. In Bassa Valle non mancano invece le conferme. Non mi stupisce questo incontro, perché il prefetto è una persona che nell'arco anche dell'altro mandato si è sempre dimostrata molto vicina ai sindaci e molto vicina alla gente. Ma ci sono anche volti nuovi. Noi rappresentiamo tutto il paese di Rogolo, abbiamo, come dicevo, riscosso una grandissima fiducia e questo ci onora. Siamo molto orgogliosi anche del fatto che il prefetto si interessa ai piccoli comuni, perché è comunque molto importante avere un sostegno da questo punto di vista. A tutti il prefetto, nell'incontro a porte chiuse, ha sottolineato il ruolo, le difficoltà, ma anche la soddisfazione di occuparsi della cosa pubblica. Si chiama Agri Glamping e rappresenta il perfetto connubio tra vita a contatto con la natura, anche quella più autentica, e tutte le comodità solitamente tipiche di un hotel. Siamo ad Albosaggia, dove proprio oggi è stato un elicottero a trasportare il bagno che sarà a disposizione degli ospiti di questa nuova realtà ricettiva. Ne parliamo nel prossimo servizio.
Se questa mattina eravate col naso all'insù per le vie di Albosaggia, non sarà sfuggito alla vostra attenzione un trasporto in elicottero abbastanza particolare, perché vincolato in tutta sicurezza da una serie di funi, a viaggiare sopra le vostre teste c'era un gabinetto. Quel bagno volante era destinato ad una nuovissima attività ricettiva che troverà spazio vicino al Castello Paribelli, in uno dei luoghi più incantevoli di questo paese, l'agriglamping Lieve. Abbiamo visto qualcosa di estremo, come vuole essere un po' questa esperienza. Infatti avremo un'attività connessa all'azienda agricola che è un agriglamping. Agriglamping in Albosaggia, siamo in località centro, all'interno di quello che prima era un bosco, ancor meglio un vigneto poi andato a bosco, dove abbiamo installato due palafitte e una tenda. Accessibile ai disabili. L'agriglamping sarà un'attività connessa all'azienda agricola. L'azienda agricola si occupa principalmente di piante officinali, fiori eduli ed ortaggi. Abbiamo un campo di 3.000 metri coltivato con all'incirca 14.000 piante, 27 specie diverse. Abbiamo inoltre mirtilli, 20 arnie e un allevamento amatoriale di asini. Asini domati per la didattica. Per Emanuela la scelta per alcuni versi anomala di lasciare Livigno, luogo votato al turismo mainstream, per l'intimità del piccolo centro aerobico. La nostra idea era quella di poter far vedere ai nostri possibili avventori con i nostri stessi occhi la bellezza che ci circonda. Siamo su una terrazza pazzesca, innanzitutto sui luoghi storici di Albosaggia e che la rappresentano. Il Castello Paribelli, siamo vicini al Palazzo del Municipio, alla Parrocchia di Santa Caterina. Da qui riusciamo a vedere la città di Sondrio e i comuni limitrofi. Tutto intorno a parlare la natura, le parole più belle le dice lei. Siamo i primi in Valtellina ad aprire un agriglamping, ovvero un agricampeggio in cui vengono fornite delle tende con tutti i comfort, in maniera tale che gli ospiti possano vivere sì un'esperienza estrema all'interno della natura, nel bosco, ma allo stesso tempo abbiano tutti i servizi, compresa la colazione di soli prodotti del territorio. Sei campioni per tre gare. La W Ultra 2024, nonostante il meteo, ha regalato il consueto spettacolo sulle montagne di confine tra Italia e Svizzera. Un successo meritato anche per lo staff organizzativo, capeggiato da Elena Soltoggio e Cristian Bellesini. Vediamo com'è andata partendo dalla gara regina, quella dei 70 km. Il servizio. Sei nomi, sei campioni, tre gare per quasi 1.000 concorrenti. È la W Ultra 2024 sulle montagne di confine fra Italia e Svizzera. L'austriaco Mario Weiss e la valdostana Lisa Borzani sulla 70 km. I bergamaschi Luca Carrara e Daniela Rota sulla 30. I valtellinesi Stefano Folini e Francesca Mottalini sulla 15. Sono loro i vincitori dell'edizione 2024 che TSN vi ha raccontato in diretta TV e sui social. Riuscita dell'evento che premia lo staff organizzativo capeggiato da Elena Soltoggio e Cristian Bellesini. Bene anche la festa serale e le gare promozionali. E non pensavamo sinceramente di arrivare a questo numero di iscritti e, come dicevo prima, a questo feedback che abbiamo veramente in presa diretta. Tanti complimenti, complimenti al Balisaggio, complimenti agli Stori e soprattutto complimenti ai volontari. Quella 2024 passerà agli annali anche per essere l'edizione dal meteo incerto che, con molta neve in quota, ha costretto i tracciatori a un lavoro extra. La 70 km, come detto, vede Mario Weiss giungere solo a Villa di Tirano in 7 ore 56 e 30. Una grande soddisfazione, veramente una bella gara, sono molto contento. Seconda piazza per Nicola Bassi, mentre terzo si è piazzato l'ottimo Moreno Sala. Al femminile una sola donna al comando, la ultra runner Lisa Borzani. Per lei primo posto in 10 ore, 7 primi e 36 secondi. Decisamente bene, contenta. Un bel percorso, un balisaggio eccezionale, devo dire. Quindi chapeau agli organizzatori, perché è una delle gare balizzate meglio che ho fatto. E anche i ristori fornitissimi e frequenti. E il percorso segnato benissimo, pulito e... sicuramente ci tornerò di nuovo. Sul podio Francesca Crippa e Sara Andreotta. Una a 30 km firmata invece Bergamo. Nessuna incertezza, Luca Carrara chiude in 3 ore 11 e 32, tenendo a debita distanza Carlo Cortesi e Stefano Rossatti. L'organizzazione è splendida, ho sempre corso la gara lunga, quest'anno qualche chilometro in meno nelle gambe, ho deciso di fare la 30, passaggio con schiacciera sempre bello e molto da correre sul finale. Contentissimo di questa vittoria. Nella femminile ancora solo aerobico con Daniela Rota, 3 ore 43 e 13. Secondo posto per la talentuosa atleta di casa Alice Testini, mentre terza è giunta Raffaella Rossi. Prima volta qui alla W, mi sono sentita bene fin dall'inizio, ho spinto in salita quello che potevo e poi ho gestito un po' la discesa.
un po' morta sul traverso, però si può fare meglio. Però ho tenuto duro e sono arrivata qua sul traguardo con le braccia alzate, è stato bello. Nella 15 km ad imporsi ci ha pensato Stefano Folini, 1:18:24, seguito da Marco Peloni e Pietro Mosconi. Direi molto bene, ho replicato il risultato di 2 anni fa e con il record del tracciato, quindi molto bene. Al femminile, tripletta del Castel Rider con Francesca Mottolini, 1:25:53, su Katia Aprile ed Elisa Virginia Colturi. La gara è bella, era un po' caldo, ci ho messo un pochino di più dell'anno scorso, ma un anno in più, però mi sono divertita, no, è stata bene, una bella gara, un bel pubblico e bello. E l'anno prossimo? Beh, sarà una vera spedizione dei 1000 per arrivare al nuovo record di iscritti, ma già per quanto visto quest'anno, la W Ultra è veramente ultra in tutti i sensi. E continuiamo a correre, la K2 Valtellina Extreme Vertical di Talamona ha incoronato Roberto De Lorenzi, campione europeo di corsa in montagna e campione del mondo di skyrunning, e Corinna Ghirardi che si conferma ai vertici della specialità. E anche il terzo tempo dopo la gara non ha tradito le attese. Vediamo il servizio. Solo grandi nomi nell'albo d'oro della K2 Valtellina Extreme Vertical. L'edizione 2024 ha infatti incoronato lo svizzero Roberto De Lorenzi. Il campione europeo di corsa in montagna e campione del mondo di skyrunning non si è infatti accontentato di vincere a Talamona, ma ha anche migliorato il record di Michele Boscacci con il tempo di 1:16:22. Sul podio Andrea Elia e Timothy Bacon, a seguire Alex Oberbacher e Marcello Gazio. In gara 205 atleti di 10 nazioni. Il format della sesta edizione è stato quello di sempre, con partenza da Talamona e arrivo in vetta al Monte Pisello, con tratti dove la pendenza va dal 22% al 45%. È una bellissima gara, l'ho già fatta 2 anni fa, mi è davvero piaciuta già 2 anni fa, mi hanno rinvitato quest'anno e sono tornato volentieri a farla. L'obiettivo era quello di abbassare il record, infatti mi sentivo abbastanza bene, nel senso nelle ultime settimane ho fatto dei bei risultati, quindi ci tenevo, ci ho provato, sono partito forte. Primi 10-15 minuti ero con Andrea Elia, poi sono riuscito a prendere un piccolo gap e poi fare diciamo, il mio ritmo fino alla fine, e sono davvero contento di essere riuscito ad abbassare il record di quasi 2 minuti. Nella femminile, terzo sigillo per Corinna Ghirardi davanti a Benedetta Broggi e Camilla Magliano. Bene anche Ingrid Mütter e Barbara Sangalli. Sono contenta di questa giornata. Non pensavo di riuscire a vincerla, perché comunque il parterre oggi era bello alto. Sensazioni buone, sono proprio contenta, percorso sempre top. È organizzata sempre molto bene, Andrea Mazzoni è un amico e non si può non partecipare a questa gara, perché ti dà molto panorama da spettacolo. Oggi la giornata ci ha regalato uno splendido sole, quindi non si poteva non venire. Come sempre la K2 Valtellina si è rivelata extreme anche nel terzo tempo a Talamona. Un giusto premio per atleti, ma anche per i tanti volontari che rendono possibile questo evento. Festa ieri ad Albosaggio per il primo mezzo secolo del locale gruppo Alpini. Dopo la messa e la cerimonia in piazza Quinto Alpini, pranzo comunitario e gran finale con un video dedicato ai tanti momenti salienti di 50 anni che le Penne Nere con entusiasmo e disponibilità hanno sempre dedicato alla comunità. Sara Baldini. 1973-2023, due date molto importanti. 50 anni di vita del nostro gruppo. Neanche la pioggia battente è riuscita a guastare la prima domenica d'estate, giornata della festa per il mezzo secolo del gruppo Alpini di Albosaggia. Un traguardo molto sentito dall'intero paese, dove si può dire non vi sia una sola famiglia che non annoveri almeno una Penna Nera tra i propri componenti. Alpini, peraltro, sempre pronti a darsi da fare per la comunità, con un impegno esteso alla protezione civile e a tutte le manifestazioni promosse dal comune e dalle associazioni locali. Ieri invece i protagonisti sono stati loro e la loro storia lunga 50 anni. Ci meritiamo questa festa, la meritano i nostri soci, i nostri aggregati, i nostri amici, le nostre donne e anche tutti gli alpini andati avanti che hanno contribuito a rendere il nostro gruppo forte, operoso, sempre per il bene comune.
Al termine del pranzo comunitario in palestra è stato proiettato un video realizzato da Eugenio Formolli che, attingendo al corposo archivio degli Alpini di Albosaggia, ha ripercorso questo mezzo secolo cominciato con la presidenza di Franco Sceghi, cui poi sono seguiti Abele Duico, Andreino Bettini, Ermanno Gatti e l'attuale Dario Bormolini, che tiene con orgoglio le redini delle Penne Nere di Albosaggia dal 1998. Tante immagini di adunate, di momenti felici, di momenti operosi come durante la costruzione del bivacco Quinto Alpini, ma anche ricordo di chi è andato avanti, perché è stato ricordato: gli alpini non muoiono mai e soprattutto portano avanti il valore della memoria con la solidarietà. Onorare i morti aiutando i vivi. Elencherò tutto quello che è stato fatto in questi anni. Voglio solo dire che tutte le nostre attività sono state per il bene del nostro paese. Auguro a tutti un buon 50esimo. Viva gli alpini, viva l'Italia! Due giorni di corso teorico pratico dedicato al rischio idrogeologico al quartier generale della Protezione Civile A2A di Lovero. La pioggia di ieri ha reso per i 42 partecipanti le esercitazioni, se possibile, ancora più realistiche. Vediamo. In questo inizio estate, tale soltanto per il calendario, non certamente per il meteo, la pioggia di ieri si è rivelata comunque utile per i 40 partecipanti al corso dedicato proprio al rischio idrogeologico ospitato per l'intero fine settimana al centro di formazione di protezione civile dell'Associazione Volontari Protezione Civile del gruppo A2A di Lovero. Due intense giornate di formazione per conoscere da vicino e poter mettere in campo quanto acquisito in caso di calamità idrogeologica. Oltre ai volontari delle associazioni organizzatrici, ovvero Volontari Protezione Civile A2A e ANPAS Croce Blu di Gromo in provincia di Bergamo, al corso tenuto da docenti dell'associazione GOR di Paderno Dugnano e del Parco del Ticino hanno partecipato anche volontari dell'ANA di Luino, dell'ANA Valtellina, funzionari della provincia di Bergamo, sindaci e delegati di comuni della provincia di Sondrio. Nella giornata soleggiata di sabato i docenti hanno tenuto, avvicendandosi, un intenso programma di lezioni. Ieri invece, sotto la pioggia, intensa in particolar modo il mattino, tutti i volontari si sono cimentati nel mettere in pratica quanto teoricamente acquisito il sabato. Le attività si sono svolte in prossimità dell'ADDA, sempre in comune di Lovero, sull'area messa a disposizione da Beton Valtellina, in uno scenario particolarmente realistico considerata la portata del fiume. Nel tardo pomeriggio i test conclusivi di apprendimento e la customer satisfaction, che ha visto un totale assoluto gradimento di tutti i partecipanti. Il presidente dei volontari di protezione civile di A2A, Roberto Corona, a conclusione del corso ha voluto sottolineare l'importanza di poter lavorare in concerto con più realtà associative. La possibilità di vivere insieme per alcuni giorni esercitandosi e confrontandosi, replicando quanto succede in emergenza, ha dichiarato, permette di perfezionare l'operatività, lo spirito di gruppo e la fiducia per aiutare poi con prontezza chi ne avesse bisogno. E ora andiamo a Castionetto di Chiuro, dove è stata inaugurata una nuovissima cantina, quella dell'azienda agricola Radici Alpine. A gestirla una giovane imprenditrice, un nuovo inizio che dà lustro e tanta speranza alla nostra comunità, dice il sindaco di Chiuro Tiziano Maffezzini, l'assessore regionale Massimo Sertori. Dobbiamo credere ed avere maggiore fiducia nel futuro che abbiamo davanti. Ne parliamo nel prossimo servizio. Quando un progetto voluto con amore, impegno e tanta dedizione giunge al proprio compimento, è un trionfo non solamente per chi con anima e corpo ha lavorato alla sua realizzazione, ma per la comunità stessa, nel quale questo piccolo grande miracolo è divenuto realtà. Soprattutto se gli autori di questo miracolo sono dei giovani e la comunità mette in atto un esempio costruttivo di ritorno alle origini, ridando vita ad un centro altrimenti destinato a sorti ben diverse. Siamo a Castionetto di Chiuro e questa è la storia dell'azienda agricola Radici Alpine, inaugurata lo scorso sabato dopo due anni di ristrutturazione. Le tradizioni sicuramente vanno prese in considerazione, ma non bisogna fossilizzarsi. Noi in azienda produciamo solo vini bianchi da vitigni resistenti, quindi da vitigni Piwi. Le vigne al momento le abbiamo tutte in Albosaggia e comunque si ricava un vino a forte gradazione alcolica, anche se sono sul versante aerobico.
Adesso abbiamo aperto anche la nostra nuova cantina, siamo seguiti da un enologo e quindi tutto il processo vino è seguito nei minimi dettagli. A livello di miele invece ho 3 apiari, 2 stanziali e 1 nomade. Quello nomade mi permette di seguire le fioriture che ci sono alle varie altitudini. La determinazione è tanta, la voglia di apprendere, incamerare, consigli pure, puntando però con lungimiranza ad un futuro che per quest'area di produzione agricola si prospetta colmo di soddisfazioni. Questa nuova iniziativa, in particolar modo fatta anche su un vitigno molto particolare, dà un segnale forte all'agricoltura. L'agricoltura anche in questa zona di Mediavalle, in cui la viticoltura sta riprendendo una parte del territorio che ai tempi era dedicato anche al melo. Quindi come Coldiretti vediamo di buon auspicio questa cosa per il futuro dell'agricoltura in generale. Oggi è un giorno veramente di festa perché l'inaugurazione di una nuova cantina portata avanti con grande passione da una giovane imprenditrice. E quindi questo è un segnale veramente fondamentale per continuare nella coltivazione dei nostri vitigni che con tanta fatica sono stati creati con i terrazzamenti, sono stati fatti dei nostri vecchi, dei nostri avi, ma che oggi con un vino di qualità che ci è riconosciuto in Italia e nel mondo riesce a sostenere tutta un'intera filiera con un coinvolgimento importante dei giovani. Per noi è una bella soddisfazione questa apertura di una nuova azienda, innanzitutto perché una persona giovane che si dedica alla viticoltura lo fa in un paese nel quale il vino è l'emblema e quindi è la doppia soddisfazione di vedere coniugati tutti questi aspetti. Una visione più moderna dell'agricoltura e della viticoltura è senz'altro positivo, ma è anche il senso di come questo settore sia dinamico, di come guarda il futuro e di come anche i giovani sappiano mettersi in gioco in un percorso nuovo, ma che sicuramente potrà regalare grandi soddisfazioni. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, appuntamento alle prossime edizioni con il TG di Telesandro News. Buona serata.